Sfiora l'impresa la Chimet Under 16 della scuola basket Arezzo nella seconda giornata del girone A delle finali nazionali in corso di svolgimento a Bassano del Grappa, dove la formazione aretina sta sfidando le migliori squadre giovanili italiane. Mai, ricordiamo, una squadra di pallacanestro di Arezzo aveva avuto la possibilità di accedere alle finalissime nazionali. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Blu Aerobica Bergamo, nel secondo turno i ragazzi di Vezzosi hanno affrontato, a sole 24 ore di distanza, la squadra dell'HSC Roma, che nella prima gara aveva battuto 74-72 i padroni di casa di Bassano. Una sfida, malgrado il pronostico sfavorevole, che è stata invece combattutissima. Come era accaduto con Bergamo, l'under 16 della SBA chiude in vantaggio il primo quarto 21-13, all'intervallo lungo contro sorpasso romano è 36-35. La SBA ribatte colpo su colpo agli attacchi avversari e anche il terzo quarto si chiude con Roma in vantaggio di un solo punto, 62-61. La formazione di Vezzosi sfiora davvero il colpaccio, ma la ruota non gira per il verso giusto nell'ultimo quarto, con Roma che si impone 91-85. Ora servirà un vero e proprio miracolo nell'ultimo incontro con Bassano, formazione padrona di casa. Comunque sì, ragazzi aretini usciranno da questa esperienza con una grandissima dose di fiducia e di consapevolezza della propria forza. Abbiamo giocato secondo me una grandissima partita contro una squadra che viene considerata una delle più forti d'Italia. Stiamo giocando delle partite che erano veramente impensabili all'inizio dell'anno, ma anche a metà anno giocare, io sono veramente orgoglioso. Domani ci giochiamo il passaggio del turno contro i padroni di casa Bassano del Grappa, che quest'anno, voglio dire, hanno vinto il torneo di San Lazzaro, uno che è l'anticipazione finale giovanili. Sappiamo una partita difficilissima, però sono sicuro che faremo benissimo, perché indipendentemente dal risultato abbiamo mantenuto la nostra promessa di portare avanti il colore della SBA, della città di Arezzo, lo stiamo facendo veramente alla grande.